Sportivi e toscani amanti dei motori, buonasera. Eccoci a Motori Quasi Live, il tradizionale appuntamento del martedì sera che si occupa di tutto quello che a livello motori è andato in onda nel weekend precedente e, se possibile, alcune anticipazioni su quello che avverrà fra pochi giorni, cioè nel prossimo weekend. Come vedete, sono in splendida compagnia perché ho al mio fianco direttamente i nuovi campioni italiani Rally CIR categoria R1, accompagnati poi da Fabrizio Bardi, che la maggior parte degli operatori del mondo motori conosceranno perché tramite la sua società ERTS è rappresentante del marchio coreano Hankook, quelle famose gomme nere e rotonde che però vi permettono anche di raggiungere i vostri obiettivi e i vostri risultati. Ve li presento, per chi non li conoscesse: Daniele Campanaro alla mia sinistra, Irene Porcu alla mia destra. Ufficialmente io sono abituato a considerarli primi piloti tutti e due, anche se adesso con le ultime normative invece noi navigatori sempre ci considerano quasi niente. Vabbè, andiamo, questo è un discorso da vecchia volpe del timbraggio, chiamiamolo così. Sono qui perché hanno vinto al recente Rally di Verona il loro titolo con la nuova vettura messa a disposizione loro da Ford Racing, cioè la Ford Fiesta preparata secondo le specifiche dell'R1, e che però non era la stessa vettura con la quale loro hanno iniziato all'inizio del campionato, cioè a fine marzo al Ciocco, ma bensì anche a, eccola qua che la potete vedere, grazie Enrico che ci ha agevolato queste immagini. Come vedete, una vettura sembra appena uscita dal concessionario, grigio metallizzata, con tutti i marchi al loro posto. Si capisce da dietro che è una Fiesta R1 perché ce l'ha scritto bello grande. E comunque i nostri due baldi giovani pistoiesi sono riusciti a avere la meglio su un nutrito numero di avversari che ha dato loro battaglia, ma che già dal Ciocco hanno fatto vedere che poi non sarebbe stata così facile, perché appunto qui sta la differenza fra altri titoli. Nelle prime tre gare loro hanno utilizzato una Suzuki Swift perché questa vettura non era ancora pronta, cioè non era ancora omologata, e come tale non la potevate utilizzare. Esatto. Raccontaci un po' com'è stata questa idea e soprattutto com'è nata l'idea di dare l'assalto, Daniele, a questo campionato, tu che hai sempre partecipato a gare regionali. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto il nostro primo anno nel CIR con la Peugeot 208. È stato un anno di apprendistato indispensabile perché abbiamo fatto conoscenza dei percorsi e sicuramente ci ha aiutato molto quest'anno. Tutto è nato a Rally di Monza, dove Andrea Vines e Alessio Rodi ci hanno contattato sapendo che avevamo già un po' di domestichezza con le gomme Hankook, avendole usate nel 2018, e gli faceva piacere parlare con noi per strutturare questa stagione. E ci hanno presentato il programma, ci è piaciuto molto, soprattutto perché alle spalle di questo programma, di questa stagione, ci sono persone secondo me molto professionali e molto serie, una delle quali è Fabrizio, sia Andrea e Alessio e tutta l'altra parte restante del team, che all'inizio ovviamente non conoscevamo molto, ma poi da subito abbiamo capito di che pasta sono fatti. Sono veramente dei professionisti, in gara si comportano nei migliori dei modi, quindi non possiamo che ringraziarli tutti. Poi siamo stati appoggiati anche da Valentino Giorgi e da Ford Racing Italia, e quindi il pacchetto, il format, dico che penso sia stato molto molto competitivo, e quindi le carte erano a nostro favore, potevamo solo sbagliare. Abbiamo cercato di non farlo e per fortuna non è successo. Di solito voi che ci seguite attraverso il video, ma anche chi ci segue poi dopo con i moderni mezzi di comunicazione, smartphone, per cui Facebook e YouTube, sa che noi iniziamo a parlare
degli avvenimenti che sono successi nel weekend. Quindi dovevamo in teoria parlare del Gran Premio della Formula 1 del Giappone. Però era talmente, diciamo così, pressante presentarvi questi ragazzi, nei quali io ho sempre visto positività, volontà e precisione, che appunto ho ribaltato la scaletta e ho fatto le prime domande a loro, perché credo che sia, essendo noi una televisione regionale, dobbiamo innanzitutto dare, incensare i coloro i quali sono della nostra regione e poi parlare di altre cose che magari per noi sono sì importanti, però che hanno già ricevuto notevole teatro e platea attraverso altri canali. Però come al solito giornalisticamente bisogna dare spazio a queste cose, quindi dico ad Enrico di agevolare il filmato breve riassunto sulla Formula 1 del Giappone, che è andata in onda sia le qualifiche sia il Gran Premio nella stessa giornata, perché come ben sapete dai vari notiziari sul Giappone gravava la pendenza di un tifone molto importante, quindi al sabato tutto era stata bloccata, tant'è che anche la partita di rugby fra gli All Blacks e l'Italia è stata data a destinarsi, quindi spostata, mentre invece la mattina presto, ora italiana, 3:10 le qualifiche e poi alle 7 il Gran Premio, tutto il team della Formula 1, il circus della Formula 1 ha dovuto fare tutto nella domenica, e vuoi per vari motivi, insomma è successo un patatrac all'inizio. Vettel non è scattato bene, si è fatto fregare dal finlandese Bottas, che ha preso il comando e non l'ha più lasciato fino alla fine. Leclerc ha fatto un pasticciaccio alla prima curva, scontrandosi con l'altro ragazzino terribile Verstappen. Purtroppo questa volta i giudici hanno deciso che la colpa di quel danno è stata data al pilota ferrarista Monegasco, che poi ha fatto un'altra, l'avete poco visto poco fa, un'altra scorrettezza, perché non è rientrato in box a cambiare l'alettone, perdendo pezzi di alettone di carbonio in pista che hanno fra virgolette danneggiato Hamilton, e come tale è stato poi retrocesso, penalizzato di 15 secondi, quindi retrocesso a Gran Premio finito in una posizione ancora più indietro di quella che poi ha fatto tagliando il traguardo. Morale, la Ferrari aveva tutte le carte in regola per vincere, non l'ha fatto perché Vettel è arrivato secondo dietro Bottas e davanti ad Hamilton. Con questo risultato, con questa doppietta, la Mercedes ha vinto il titolo costruttori, perché è imprendibile rispetto a tutti, mentre invece Hamilton nella prossima gara in Messico fra qualche settimana vincerà quello piloti, perché ha tranquillamente il discorso di potersi fregiare del, se non sbaglio, sesto all'oro iridato della sua carriera. Abbiamo detto tutto questo perché oramai, come abbiamo detto all'inizio, parliamo di avvenimenti che sono successi nel weekend, però c'è anche un'altra condizione, sempre toscana, che è successa nel Rally di Verona nello scorso weekend. Nello stesso dove Daniele Campanaro e René Porcu si sono fregiati del titolo di campione italiano rally categoria R1, un altro toscano, Tommaso Ciuffi, ha vinto il titolo italiano per due ruote motrici. Tommaso Ciuffi era guida ufficiale di Peugeot Sport Italia, vedete le immagini che il nostro solerte Enrico ha già messo in onda, sono quelle che si riferiscono all'ultima gara e le abbiamo ricevute da Peugeot Sport Italia. Come ben vedete anche qui una macchina piccolina, devo dire però che essendo sul percorso di gara ho visto che il pubblico non fa più come una volta, nel senso vede passare le macchine da saluto e poi si sposta, vuol dire che i ragazzi, i giovani hanno sempre più credibilità e soprattutto danno spettacolo, perché se è pur vero che le R5, soprattutto le prime 4 o le altre 6 che seguivano, sono le macchine con cui ci si gioca l'assoluto, queste sono anche le vetture per cui la gente ambisce a un programma, ambisce a qualcosa di importante, perché non tutti possono partire con vetture e budget che permettono un'attività a livello assoluto.
Questa è la stragrande verità in questo momento di crisi economica del nostro paese. E bene o male, questa, pardon, era Udine, perché l'arrivo di Udine è unico. Vediamo un attimino di mettere magari delle immagini di Verona, di Peugeot, e come tale, dove si vede magari come sono, fra virgolette, diciamo così, osannati, anche perché c'è da dire una cosa. Ecco, Popi Amati e Paolo Andreucci, uno direttore sportivo e l'altro, chiamiamolo così, coach di questa coppia, hanno portato a termine un risultato positivo, e per il gruppo PSA si aspettava una ripetizione della vittoria di Rossetti Mori anche a livello R5, cosa che purtroppo non è avvenuta, perché in questo caso parlo da rappresentante del team Orange One Racing. In Friuli è toccato a noi fare la doppia foratura a due prove dalla fine, quando lottavamo con Rossetti per il podio, mentre invece a Verona è successo alla equipaggio ufficiale di Citroen Italia subire la stessa doppia istantanea foratura. Crediamo che non sia avvenuta per sbagli del pilota, ma per cause esterne, e come tale, diciamo così, per noi mal comune mezzo gaudio, per invece Citroen Italia una condizione che, insomma, ho letto alcuni commenti su alcuni social e altri siti web che non erano proprio contenti per quella doppia foratura. Sì, perché fondamentalmente possiamo dire che chi la subisce è abbastanza dura da digerire, perché ci sta se uno, e lo si sa benissimo avendo corso tutti, se tu sbagli, se tu tagli, se fai qualcosa, ma se metti le ruote sempre nello stesso punto e poi alla fine buchi due gomme dallo stesso lato, nello stesso identico momento, al centro del battistrada, e quando le cambi noti e ti accorgi che ci sono dei fori, sinceramente io ho un po' di esperienza, di solito non si fora al centro del battistrada, ma solo, vero, vero Fabrizio, annuisci però in silenzio. Ecco, lo diciamo perché così è successo. Abbiamo così dato spazio a ciò che la cronaca ci ha dato come motivazione di questa nostra trasmissione, e ritorniamo a bomba invece sui nostri ospiti, perché la prima domanda è: quando avete cominciato a crederci? E adesso, dopo Daniele, facciamo parlare anche Irene. Ma diciamo che dopo le prime due o tre gare che sono andate a buon fine, a parte il Targa Florio che purtroppo ci ha visto fermare per un guasto, diciamo che ci sta un guasto nella stagione. Sì, 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 ci può stare. Diciamolo. Ci può stare. E quindi abbiamo cominciato un po' a crederci, poi ovviamente la gara di Roma ha una storia tutta a sé, che ovviamente c'è tutto un retroscena particolare prima della gara, però non è stato facile, perché fino all'ultima curva dell'ultima prova speciale non sai mai se riesci a concludere e come concludi, quindi ci credevamo, ci speravamo, però fino all'ultimo non è così banale. Irene, ma è cambiato qualcosa in macchina fra voi quando avete cominciato a intravedere questa possibilità? Beh, in macchina fra noi no, direi di no. Feeling c'era, è rimasto, anzi forse sempre di più. A me ha fatto piacere sentirti nei camera car, perché sei l'unica navigatrice, credo fino adesso, che quando ripeti una nota metti prima la parola ripeto. È una cosa... sono ordini del pilota. Ah, fantastico, bello, mi fa piacere, perché le ripetizioni spesso, ed è vero, ingannano, ed è una cosa che ho notato, essendo io anch'io uno che passo le notti a vedere queste cose, perché ormai un po' datato lo sono, ma dormo pochissimo, mi fa piacere vedere che ognuno si fa un proprio sistema, dove così magari lui sa che in quel momento gli ripeti, date dei riferimenti molto precisi, non so, allo specchio, al cartello ritorto, eccetera, perché credo che questo vuol dire che, a parte tutto, non si può conoscere i percorsi a memoria come fanno ancora tanta gente che corre. A memoria la vedo un po' difficile, soprattutto nelle gare molto lontano da casa, quindi
c'è tanto lavoro dietro e quindi mi fa piacere che hai notato questa cosa perché appunto ci stiamo dando da fare tanto e stiamo cercando di perfezionare e migliorare di gara in gara perché ovviamente anche per gli anni che verranno a seguire speriamo di migliorare ancora di più. Bene, all'inizio della tua presentazione di come è successo questo tuo approccio a questa volontà e possibilità di poter fare questa scalata al titolo, hai detto che vi hanno contattato perché tu avevi già un anno di esperienza con le gomme Hankook. Inutile nascondersi, le gomme sono importanti se tu sai già la reazione, eccetera. E qui la mia prima domanda al buon Fabrizio Bardi, che da sempre un uomo molto sportivo ma anche molto preciso in quello che fa. La vostra idea di sposare il fatto della R1 da cosa nasce, visto che poi avete iniziato anche con la R2, ma che poi avete abbandonato e soprattutto quando l'anno scorso eravate con un team dove c'era anche l'R5. Quindi è stata una filosofia scelta, un passaggio obbligato, mirato. Dunque, parte da lontano, perché l'idea, fin dai primissimi anni, in cui abbiamo iniziato a sviluppare e a credere nel campionato italiano rally come, terreno per mostrare quello che Hankook è in grado di fare, sin dalle primissime stagioni, c'è stata la volontà di, seguire due canali oltre agli altri, quello dei giovani e quello dell'equipaggio femminile. Perché questo? Perché l'idea era quella di creare una filiera nostra interna, di dare anche degli strumenti a questi ragazzi che si affacciano nel rallismo che conta, come può essere considerato in assoluto il campionato italiano rally, degli strumenti un po' più professionali. Troppo spesso si vede operazioni e modi di lavorare un po' così, un po' empirici nelle gare più piccole, nelle gare regionali. C'è un pochino di fai da te, di self-made, no? Quindi dargli anche un minimo di impronta per aiutarli a crescere con una direzione, lo riteniamo importante per loro, ma anche per noi, perché creare comunque un modo di lavoro, Certo. univoco fa crescere loro e aiuta noi ad avere dati, ad avere informazioni il più precise possibili. Per questo i giovani è sempre stato un pallino nostro. Il discorso R1 è nato solo nell'ultima stagione perché? Perché comunque la classe si stava ancora formando e cercavamo anche di individuare una vettura su cui puntare e sicuramente, questa è la cosa più importante, anche un team che sposasse l'idea nostra come RTS Hankook di puntare e cercare di valorizzare i giovani. Questo è avvenuto, come ha raccontato Daniele, mettendo insieme questo binomio che è oggi RTS e TH Motorsport, un team giovanissimo, nuovissimo, nato quest'anno, e che condivide con noi appunto quest'idea, questo sogno di creare giovani rallisti e portarli fino ai rally quelli che contano. In questo i tre soci, Andrea Vineis, Alessio Rodi, Andrea Chiavenuto, sono stati veramente esemplari, hanno sposato il progetto al 100%, hanno contornato i ragazzi di personale straordinario, tutti meccanici professionisti con un grande passato a cui ha fatto piacere, e questo ha fatto ancora più piacere a noi, vedere chi ha lavorato per team ufficiali per tanti anni a fianco dei più grandi campioni che il rallismo italiano ha offerto e possa offrire, rimettersi in gioco e dare il 100%, dare l'anima per una scatoletta, per una piccolina, come può Diciamolo essere tranquillamente, entry level, per un entry level, perché l'R1 assolutamente. è un entry level. E questo è stato una sorpresa nella sorpresa.
Quindi solo positività posso aver visto e ho visto in questa stagione da parte dell'equipaggio, che avevo avuto modo di conoscere durante la stagione passata, che ha di buon grado accettato un downgrade, se vuoi, perché correvano in R2 e noi li abbiamo portati un gradino sotto. Ma perché questo? Per aiutare stavolta alla rovescia loro, il team, a partire dal gradino più basso dell'automobilismo professionistico e quindi gettare le basi per il lavoro che poi il team farà in futuro. Daniele e Irene sanno già che il prossimo anno ritorneranno in R2, quindi salgono, e questa è una bella anticipazione di cui ringrazio Fabrizio, salgono di un gradino, e poi di sorpresa non ve ne dico più perché sennò finisce. Ma qua c'è la mia domandina che vi dicevo dopo, e va bene. Adesso un'altra cosa, avevamo già concordato di contattare un altro fautore di questa avventura, tale Valentino Giorgi, rappresentanza di Ford Racing. Mi ha detto: chiamami, ti lascio il mio numero di telefono. Il nostro regista lo continua a chiamare, però ahimè il telefono è spento e come tale non ci si riesce a mettere in contatto. Però nel frattempo noi continueremo, magari anche in una posizione dove magari non piglia il telefono, cose di questo genere, e non appena e se si potrà dare vita a questo collegamento ve lo proporremo in diretta, esattamente come siamo noi nei vostri confronti. Ora un'altra bella domanda che mi sono preparato da tempo: tu sei l'unico che ha guidato sia la Suzuki Swift sia questa Fiesta R1, quali sono le positività e le negatività di queste vetture? Tranquilli, senza problemi, tanto se dici le negatività sono cose che magari non dici solo tu, e se dici le positività magari permetti alla gente di annotarle e magari per fare il famoso passo in avanti. Spero che questa domanda non mi giochi a mio sfavore, no? No, comunque no. A parte... Tanto appena detto a Fabrizio che andrai in R2, per cui un passaggio in avanti già lo fai. Ok, no, a parte gli scherzi, allora sicuramente la Suzuki è una macchina che ha già degli anni e già ha subito quest'anno appunto uno sviluppo importante col sequenziale autobloccante, quindi incomincia a diventare, a essere una macchina molto piacevole da guidare e anche, diciamo, non proprio così banale per un giovane che comincia. Però sicuramente la Fiesta, non perché abbiamo questa fortuna, ma perché obiettivamente è una macchina più moderna, una macchina che nasce da una casa, come ben sai, di persone professionisti, da M Sport, quindi la scocca, il cambio e tante cose sicuramente sono rendono la macchina veramente veloce e affidabile. Diciamo che se dobbiamo fare una piccola annotazione, una piccola pecca, forse per le nostre strade, diciamo per i nostri percorsi italiani che sono molto tortuosi così, è un pochino morbida come assetto, però diciamo che sono cose su cui si può lavorare, e forse diciamo un pochino la rapportazione del cambio rispetto al motore, però anche quelle sono cose, diciamo, che non sono così trascendentali. Però e poi, conoscendo Motorsport, se gli si danno dei consigli di solito non si girano dall'altra parte. No, anche infatti è il loro business, certo, quindi è nel loro interesse. Però il team, come diceva Fabrizio, la TH ha fatto di tutto per darci la macchina nei migliori dei modi, sempre in ogni condizione, e quindi noi possiamo solo che ringraziare, perché ci hanno dato la macchina sempre a posto. E mi ricordo un tuo inciso, perché ti ho visto a Roma e mi ho detto: devo solo prendere adeguare la mia guida al fatto che questa è una turbo. Esatto. Rispetto a non è stato così banale, diciamo, scendere da una macchina aspirata, anche perché una macchina turbo in gara non l'avevo mai guidata, quindi un attimo d'adattamento ci è voluto. Però grazie al fatto che appunto eravamo riusciti ad andare anche in Polonia a fare dei test, e poi siamo riusciti a fare dei test pre-gara prima di Roma, sicuramente mi hanno aiutato tanto, ci hanno aiutato tanto a capire un pochino la macchina prima di portarla in gara. Bene, ad Irene invece faccio una domanda un po' diversa dal solito. Tu, donna, quando ti cali nell'abitacolo,
sicuramente cercherai anche come universo femminile di rendertela il più possibile a tua dimensione, giusto? No. Bene, ok, ho sbagliato, non è vero, però secondo me, perché noto che ogni navigatrice ha un sistema tutto particolare per mettere ordine nelle proprie cose. Tu no, dai, non passare per quella. Nel caos, eh? No, nel caos no. No, dai, non dirlo. Ho visto, sono abbastanza, mi ritengo un acuto osservatore e devo dire che è difficile averti beccato nel caos o nel disordine. Però ognuna di voi ha un sistema particolare di poter fare ordine vicino a sé, perché si sa che in gara tutto deve essere portato di manica. Più che altro io, essendo piccolina, devo avere tutte le cose vicino per poter quello arrivarci. L'ho notato, però non credere che ci siano altre navigatrici che poi sono così gigantesche. Quindi più alte quasi sicuramente sì. E vabbè, ma dai, ma evitando il fatto che il vino buono sta nelle botti piccole, il resto più che altro. Allora facciamo così, rifo la domanda: come hai potuto e con quali sacrifici hai dovuto fare una specie di parallelismo fra il tuo lavoro e le trasferte che non sono poi proprio dietro l'angolo? Perché un conto è correre il campionato toscano e un conto invece è fare il campionato italiano. Diciamo che le ditte per cui lavoro io sono state abbastanza buone, anticipandomi tutte le ferie per potermi far correre. E niente, io lavoro tutto agosto, penso di essere l'unica, siccome io lavoro in due ditte che sia di qua che di là e ad agosto lavora, faccio straordinari e diciamo che siamo scesi a compromessi così. Bene, cioè vabbè, insomma la passione, però per la passione vabbè, si fa questo. Sì, questo è altro. Quindi mentre, non so, Erst era tutta chiusa, lei lavorava, sì dai, hai fatto un po' di vacanze, me lo ricordo che me l'hai detto. Senti, lo sviluppo di questa gomma è qualcosa che ti ha messo, è stata una cosa facile, semplice, in virtù del fatto che, oppure avevate già stabilito che determinati parametri erano... Dunque, quando si parla di sviluppo, di facile non c'è mai niente. Infatti, per quello che faccio questa domanda. Di facile non c'è mai niente, infatti lo sviluppo non si ferma mai. In questo momento, proprio mentre noi... in questi giorni stiamo qui parlando, so che ci sono dei test in corso in Portogallo, lì c'è John Archer che sta seguendo tutta l'operazione e stanno provando i nuovi disegni che sostituiranno proprio una nuova linea di pneumatici da asfalto che sostituirà la gamma attuale. Questa vedrà luce già nel 2020. Io spero di avere già le gomme per l'inizio della stagione, perché cambiano le macchine, le gomme che fino a ieri sembravano messe lì giuste e misurate per l'utilizzo che ne volevamo fare, e cambiano le macchine e rimettono tutto in gioco. È il caso proprio delle nuove arrivate ora. Noi lavoriamo con Ford, che ci ha messo a disposizione due gioielli di vettura, sia quella in classe R1 che quella in classe R2, ma sicuramente questa è stata diciamo, Ford è stata la prima a presentare il modello sulla nuova generazione di R1 e R2, che segna una differenza importante rispetto al passato, perché il passaggio a motori turbo ha fatto sì che queste auto abbiano una coppia estremamente più alta rispetto ai modelli sperati precedenti. La macchina per eccellenza della classe R2, che è la Peugeot 208, considera che la nuova Fiesta nella stessa classe ha quasi il doppio di coppia, che è una cosa veramente importante. Importante, ma anche problematica. Sì, perché il pneumatico questo ovviamente lo sente. Sì. E di conseguenza velocemente dobbiamo correre ai ripari, adeguarci e sviluppare qualcosa di ancora più resistente. Bene. Dunque, quanti anni è che tu e Irene correte insieme? È dal 2015, quindi 4 anni. Sì. Bene, beh, insomma, 4 anni per raggiungere un titolo è, direi, un traguardo. Un bel periodo.
A cosa pensate per il futuro? A parte l'R2 che ce l'ha detto poco fa, ma il vostro obiettivo è quello di poi salire su una macchina d'assoluto da qui al 2025 oppure no? Ma sì, diciamo che il sogno nel cassetto sarebbe quello di arrivare, appunto, come credo un po' tutti i piloti che hanno un po' d'ambizione, alla classe regina. Il budget è ancora molto lontano, quindi questa istituzione strana abbiamo... che circola sempre nell'ambiente e che permea ogni vettura. San budget. Purtroppo siamo molto legati nel motorsport al discorso economico, quindi speriamo di riuscire a lavorare bene anche in questo aspetto e di arrivare a toglierci questa soddisfazione. Ovviamente quello che ci tengo e che spero è di arrivarci anche per merito, perché onestamente non mi piacciono le cose che cascono dal cielo e non mi piacciono le cose che non sono alla mia portata. Se mi sento all'altezza della situazione, una cosa l'affronto, altrimenti preferisco essere onesto con me stesso. Quindi nel caso in cui mi rendessi conto che non sarei in grado, cioè tranquillamente continuerei a correre con le macchine più piccole. Una bella risposta. Questa non te l'aspettavi? No, assolutamente. No, spiazzata no, perché non è il primo che sento, però mi fa piacere, perché vuol dire che il cavallo è giusto, perché c'è poco da fare. Quando il cavallo capisce quali sono i suoi limiti è anche molto intelligente, quindi è una cosa giusta avere a che fare. Almeno personalmente preferisco avere a che fare con persone intelligenti che non con persone che quando si chiude la vena non sanno più dove sono, geograficamente parlando, ma anche come intelletto. Quindi è una cosa molto importante. Infatti la mia domanda verso di te era: ma in macchina com'è Daniele Campanaro? Perché nella vita uno può essere come vuole, eccetera, ma all'interno dell'abitacolo noti che ha delle espressioni o delle condizioni, dei movimenti, un qualcosa, dei tic, dei modi di pensare che sono diversi da Daniele che tu conosci, magari non perché vi frequentate, per carità, non vogliamo dare adito a cose strane, però un conto è quando vi vedo, per esempio, siete spettatori di una gara, e un conto invece quando siete con le cinture tirate e 5-3-2-1 banzai e si parte. No, Dani è uguale sia fuori che dentro all'abitato. È un libro aperto. Sì, almeno per me sì. No. E sei contenta di essere al suo fianco? Sì, certo. Ti fidi ciecamente? Sì. Boh, questa è una bella cosa, sì. Perché a parte che io vengo da quel periodo dove il rallista era ben difficilmente cambiava navigatore, così. A me sono un po' contrario a chi cambia continuamente navigatore, perché o non è sicuro lui o non sono sicuri gli altri. Io parto da questo presupposto, perché se è solo per motivazioni che uno non può, per vari motivi si scelgono le gare, ma io sono abituato ai Biasion Siviero, ai Rolgeisdorfer, ai Vatanen Harriman, per dire, ai Verini Russo, Verini Scabini, oppure tanti altri della mia epoca, perché è così. Io credo che poi all'interno dell'abitacolo sia un mondo connesso con tutti i neuroni possibili, perché in quel momento, a parte la battuta di prima, banzai, ma in realtà quando si è sempre al 110-120% di noi stessi. Forza. Perché al giorno d'oggi non ci si può permettere, vieppiù quando ci sono delle persone che hanno creduto in te e che ti hanno affidato un obiettivo, e vostra grazia siete riusciti nell'intento. Sì. La prima sensazione che hai avuto quando hai finito la Marcemigo 2 siete arrivati allo stop, avete visto questa banda eterogenea fra Ford Racing, Matti per le corse, Fabrizio e tutti, esatto, gli altri che erano lì che mi aspettavano, mi hanno issato sulla macchina e buongiorno, salve. Io sono stato almeno un minuto che non capivo realmente quello che stava succedendo, perché facciamo agevolare la foto dal nostro regista di quando siete al palco ad arrivo a Verona, dove si vede che siete anche lì sul
sul tetto della macchina, contornati, dove c'è appunto l'uomo che non si fa trovare in ginocchio lì davanti, che alza i pollici in segno di ok. Si vede un altro vestito di bianco che è qui con noi, e poi tutta questa massa che vi osanna. Sì, ci fa veramente piacere anche il lato umano e personale, perché per come la vedo io, quando le persone ti vogliono bene, si affezionano, è più bello ed è più facile anche lavorare insieme e collaborare, perché alla fine credo che siamo tutti lì per passione, e poi ci sono anche sicuramente altri interessi, però di base credo che il rally in particolare, senza la passione vera, non è una cosa che dura, è una cosa che secondo me va a morire, perché è uno sport che porta tanto sacrifici, comporta tanti sacrifici. Quindi tutte quelle persone anche di Ford, di Matti per le corse, che ci seguono, che in questo anno ci hanno supportato in prova, a fine prova, così, li voglio ringraziare, perché sono veramente dei bravi ragazzi, e si vede negli occhi quando le persone ti vogliono bene, insomma. Quindi voglio ringraziare veramente tutti, e grazie che ci stai dando questa opportunità di poterlo fare. Però domandina per Patella, perché sennò non sono io. Tu ti sei reso conto che da Roma hai potuto, quando praticamente è aumentato il divario rispetto ai tuoi avversari, cioè i risultati alla fine hanno detto che da Roma in poi non era più una battaglia fra secondi, ma praticamente eri uno step avanti quasi rispetto ai tuoi abituali concorrenti. Ti sei sentito agevolato o facilitato, oppure no? Allora, onestamente, perché mi piace essere onesto, quando siamo partiti con la Suzuki mi sentivo in deficit, nel senso che scendevo da una macchina con un potenziale più alto, montare su una macchina più piccola, per chi lo ha fatto sa che non è così banale. Poi grazie anche ai nostri pneumatici, che sicuramente hanno qualcosa in più rispetto agli altri, e ci ha aiutato questo aspetto qua. Diciamo che andava un po' a bilanciare la situazione, perlomeno nella prima fase di campionato. Nel proseguo, quando è arrivata poi la Fiesta e ci siamo resi conto che la macchina aveva un bel potenziale, perché appunto soprattutto nelle gare veloci come Roma l'ha dimostrato da subito, allora lì diciamo che non ci sentiamo avvantaggiati, perché l'errore è dietro l'angolo, però sicuramente avevamo un pacchetto con delle prestazioni importanti, notevoli. Su cui contare. Quindi non era, diciamo, potevamo sbagliare, non l'abbiamo fatto, quindi penso che un po' di onore e di oneri ci spettino a questo punto. Bene, ultima domanda anche per Fabrizio. Abbiamo parlato dell'R1, che l'avete messo in saccoccia, ci hai dato l'anteprima che l'anno prossimo loro due saliranno sull'R2. E senti un po', ma quel sogno di R5 rimane ancora legato a, oppure non hai il testimone giusto? Serve un insieme di cose per far sì che valga la pena investire, perché altrimenti si rischia semplicemente di, non dico di sperperare, ma di non ottimizzare. Anche di prendere delle cantonate che poi ti danno fastidio. Anche prendere delle cantonate che poi mi danno fastidio quando ci ripenso dopo, sì. Scusa, ti ho messo in bocca io delle parole, comunque vabbè. Sicuramente, ma fa parte anche del gioco, no? Ma è vero, come si dice, chi non fa non falla. È vero, bravo. Però, come diceva Daniele, è uno sport dove è necessaria tanta passione. Perché se lo fai solo come lavoro, forse è meglio guardarsi intorno e cercare altro. La passione ti sorregge, e la passione qualche volta ti fa anche prendere delle cantonate, perché comunque quando agisci col cuore invece che col cervello, può anche succedere che sbagli. Magari anche in questo siamo cresciuti, sicuramente. Per cui la prossima stagione sicuramente vedrà vetture impegnate, quindi non una vettura soltanto, vetture impegnate nel CIR
in diverse classi. Sicuramente si ripartirà anche con l'equipaggio giovane, che prenderà il posto sulla piccolina, infatti, lasciato da Daniele e da Irene. Non ti chiedo l'anteprima, perché no, ce l'hai già data una e basta. No, se no non c'ho la motivazione di tornare qui da noi. E sulla macchina più grande monitoriamo ogni giorno la possibilità. Oltretutto, questa stagione trascorsa insieme a Ford Racing e insieme lavorando spalla a spalla con M-Sport ci ha dato anche l'opportunità di poter valutare al meglio la cosa, e ci dà l'opportunità di lavorare con chi giorno dopo giorno può come dire, far sì che quello che noi dovessimo decidere di fare possa essere fatto in tempi anche estremamente veloci. Questo vuol dire che giorno per giorno, veramente nel senso letterale, valutiamo tutte le possibilità. Può essere che nel 2020 ritorniamo ad avere un R5 gommata Hankook nel campionato italiano, come può essere che magari ci siano due o tre macchine, ma in altre classi. Irene, a te l'onore di chiudere. Unica donna in un ambiente completamente maschile, non ti senti ogni tanto un po' a disagio, oppure sei tranquilla, sei stata eletta sono la reginetta? Tranquilla. Sì? Sì, sono coccolata. Infatti, ho visto, perché poi quando arrivi sono tutti lì, eccetera, una bella cosa. Sì. Bene, e con il sorriso di Irene Porcu, che è la navigatrice, è stata, lo sarà, la navigatrice di Daniele Campanaro, ambedue campioni italiani rally CIR nella categoria R1, e con il supporto di Fabrizio Bardi, titolare della ERTS by Hankook, il sottoscritto vi dà appuntamento alla prossima puntata di Motori Quasi Live. Noi vi ringraziamo per i numeri sempre crescenti che sono determinati dalla vostra presenza davanti al video. Per la qualcosa io ho solo tre parole, le solite che vi dico: grazie, grazie, grazie. Quindi arrivederci fra 7 giorni, stessa ora, stesso canale. Vai Enrico con delle immagini che inneggiano al titolo di questi ospiti.